ricerca di raggiungere alcuni risultati che vanno al di là della somma aritmetica dei risultati raggiungibili con i singoli progetti. Cosa voglio dire? Beh, un po' lo sfasamento a cui abbiamo assistito adesso tra vedere gli esempi di indicatori di risultato di progetto, delle strategie, e sentire dal sindaco di Spoleto, di Orvieto, chiedo scusa, cosa si aspettava lui dalle strategie. C'è ovviamente una percezione, un punto di vista diverso, ma le politiche molte volte lo dichiarano questo, cioè esistono per ottenere dei risultati che vanno oltre la somma aritmetica di tutti i progetti che possiamo finanziare. Ma non solo, c'è anche un'esigenza di motivare comunque dei costi di transazione, cioè i money, che vengono spesi in modo addizionale rispetto a quelli che si spenderebbero finanziando i singoli progetti. C'è sempre questo maggiore costo di transazione. Una volta, nel caso di Leader, è speso molto a livello locale, con i GAL, l'animazione, eccetera. E nel caso della SMAI può essere speso in modo più equilibrato, cioè a livello nazionale, a livello locale, ma sempre si spende di più. Allora, questi risultati aggiuntivi, di cosa parliamo? Se vogliamo dirlo in maniera breve, parliamo delle esternalità positive che si possono produrre realizzando il progetto, che è in realtà una combinazione di input e di tanti progetti, ma anche del modo in cui questi progetti devono essere realizzati. Faccio un esempio che mi è venuto in mente adesso mentre stavamo parlando, perché si trova qua vicino. L'albergo diffuso di Specchia. Non so quanti di voi conoscono questa esperienza, non so neanche se oggi è ancora sulla breccia, però lo è stata per diversi, più un paio di decine di anni sicuramente. Allora, l'albergo diffuso di Specchia è stato finanziato con Leader e era un finanziamento di 10 unità abitative e un po' di promozione. Risultati attesi, posti letto come output, posti letto creati di un certo tipo, come risultati, presenze turistiche, aumento degli arrivi, delle presenze, come infatti miglioramento della utilizzazione turistica del territorio, eccetera, eccetera. Cosa è successo? Questo è accaduto, però è accaduto anche dell'altro, cioè quel paese Specchia, che non aveva la minima esperienza né di utilizzo, di come ripensare l'uso del proprio centro storico, né di come fare turismo, è diventato un paese turistico. E nel comune è diventato molto più facile aprire un'attività turistica di tipo micro ricettivo o fare un albergo diffuso, ne sono nati altri due per esempio. Perché? Perché si è creata una sorta di, come potremmo chiamarla, governance collaborativa finalizzata a questo, cioè tutta una comunità, una piccola comunità, ha condiviso una strategia e l'ha condiviso mettendoci, investendoci sopra qualcosa di più al di là dei soldi degli investimenti. Questo è un esempio di esternalità positiva, cioè lì costa meno fare un'attività turistica, è più facile vendere, cioè si sono create una serie di condizioni che hanno fatto sì che la cosa andasse avanti. Ma è un esempio, come ce ne possono essere tanti altri, per dire che c'è quello che nel libro viene chiamato un valore aggiunto che ci si aspetta da un certo tipo di progettazione. Questo valore aggiunto può essere, lasciamo perdere quello che è nella narrazione di queste politiche, che alcune volte per forza di cose assume un aspetto un po' retorico, se vogliamo, no? Quello che ci aspettiamo, lo raccontiamo in modo enfatico, ma anche in quello che scriviamo negli atti veri e propri si può leggere questa attesa di questo valore aggiunto. Il paradosso per quanto riguarda Leader è che questo valore aggiunto, per quanto declamato e descritto in una quantità di pubblicazioni internazionali, è stato solo raramente valutato, ne è stata dimostrata l'evidenza, e questo stato di cose è stato certificato nel 2010 da un rapporto della Corte dei Conti Europea, ha fatto uno studio molto accurato, e guardate, i servizi della Commissione scelgono come strategia di ignorare quello che produce la Corte dei Conti, è una specie di come si può dire, però quello è, io dalla mia piccola punto di osservazione ritengo uno dei migliori studi a livello europeo fatti sull'implementazione di Leader, e nelle conclusioni diceva che molto spesso non si creano le condizioni per ottenere questo valore aggiunto, ovvero non si applica il metodo in modo genuino, e soprattutto diceva che gli Stati membri e la Commissione non erano stati capaci di mostrarlo, di valutarlo, di misurarlo, neanche di misurare i costi adesso della Leader. Perché questo paradosso? Allora, perché una cosa così tanto declamata
poi è così poco praticata o comunque nella valutazione, dove sono i problemi? Ecco, a me sarebbe piaciuto moltissimo parlare di dove sono i problemi. Faccio dei flash per chiudere, perché il tempo è poco. Un primo problema è di tipo... Non continuiamo a parlare, questa è la valutazione, un problema che ci accompagnerà per sì, sì, va bene. Certo. No, no, chiudo a grandissima velocità. Abbiamo 10 minuti suoni, abbiamo 15, anche 15, quindi non dare di corsa, ragazzi. Ok, ok, allora fatemi dire tre cose. Comunque dico tre cose. La prima è che ci si è concentrati sempre moltissimo sull'assessment delle componenti di questo metodo LIRER, cioè l'approccio bottom-up, il partenariato, la multisettorialità, l'innovatività, eccetera, eccetera, la place-based, l'approccio place-based, ma le componenti dell'approccio LIRER sono degli input, non sono né degli output né dei risultati. Quindi questo è un primo elemento che ha sviato. Poi esaminare le componenti una per una è come rompere uno specchio in 50 parti e poi cercare di vedere l'immagine che restituisce l'insieme è impossibile. E altro problema, i valutatori dicono ma è difficile valutare queste cose intangibili. Perché? Perché la teoria del valore aggiunto, lo dico adesso veramente in due parole, anche certificata dalla Corte dei Conti che ha letto gli atti, ha detto allora quello che si vuole ottenere in termini di valore aggiunto che cos'è? E fenomeni di apprendimento collettivo, tutte cose, insomma, cambiamento di livello di fiducia, cambiamento delle convenzioni, dei principi, delle regole che ci si dà comunemente nella comunità, tutte cose che sono afferenti al capitale sociale. Per cui si è costruita una, diciamo, teoria del cambiamento legata al valore aggiunto che chiama in causa il capitale sociale, ovvero una serie di stimoli di carattere finanziario ma anche organizzativo generano maggiore fiducia, maggiore interazione, questa interazione genera un approccio più collaborativo, scusate se lo dico in modo molto così spicciolo, questo approccio collaborativo cambia le conoscenze detenute in modo collettivo dalle reti o dalle comunità informali del territorio, cambia i comportamenti dei membri delle reti e delle comunità informali del territorio e di conseguenza produce, può produrre esternalità positive. Allora anche in questo caso si è fatta solo metà del percorso, adesso chiudiamo, però per dire che molti hanno pensato di interpretare la produzione di capitale sociale come il risultato. Ma la produzione di capitale sociale, per chi lo conosce, quindi moltissimi dei presenti, non è qualcosa di positivo o negativo. Il capitale sociale può essere elusione, può essere esclusione, può essere conservazione, collusione anche, ma capita tutti i giorni con i fondi. Il capitale sociale di tipo positivo è quello che produce una collaborazione che va nella direzione voluta dalla strategia. E quello voluto, cioè quello aggiunto, è quando questa cosa è intenzionale. Ultimissima cosa, perché è difficile misurarlo? Perché a mio avviso c'è un altro comportamento che noi assumiamo, un po' retorico, comunque poco preciso, che è quello di introdurre nei nostri discorsi i concetti di comunità locale, popolazione locale, il territorio. Quando operiamo in un territorio di 100.000 abitanti con 4 milioni di euro, parlare del territorio è quantomeno approssimativo, perché in realtà le persone saranno anche 1.000 le persone che coinvolgiamo, ma non certo, no? Il territorio. Ma la verità è che se vogliamo misurare i comportamenti, come diceva anche Serafino Pocassi, bisogna essere molto più precisi nell'individuare, io dico e chiudo, gli ecosistemi sociali che stanno intorno agli asset su cui noi focalizziamo gli investimenti. Cioè, se parliamo in termini estremamente semplici, sviluppo locale significa investire su degli asset per produrre benessere. Passatemi questa estrema semplificazione. Ma ogni volta che noi investiamo in un asset, noi facciamo, stimoliamo l'ecosistema sociale che c'è intorno, cioè tutti coloro che sono interessati a quell'asset. Questo stimolo può produrre collusione o può produrre governance collaborativa, per chiudere definitivamente. Quando produciamo governance collaborativa possiamo misurare, e in quel caso, siccome ci mette molto tempo a produrre esternalità, è molto interessante individuare degli indicatori target, e quindi entra in gioco la misurazione dei comportamenti. Quindi questa riguarda tutti gli aspetti del progetto, però non grazie. Grazie. Allora, prima di intervento, chi ha una domanda, una protesta o qualcosa da dire?
parlando di Gianna, sì, mi occupo di salute. Rimanendo che parliamo di un ambito molto più ampio di cui la salute è soltanto un pezzo, e che è un discorso che comincia oggi, quindi lo lascio lì come input. Io ho colto la difficoltà di essere invidiati in alcuni risultati che sono decisi a monte e quindi nei relativi indicatori. L'indicatore è la misura del cambiamento, non è detto che quello sia il cambiamento che ci aspettiamo in sanità. Vorrei farvi un esempio, il grosso dei nostri indicatori vi dice sostanzialmente finiscono con l'appiattirsi sull'indicatore del FES o dell'FSE, dove l'indicatore è quello dell'impresa, cioè aumento dei servizi di telemedicina. Questo non significa che staranno meglio le persone, ma solo che abbiamo venduto la telemedicina, quindi non è un impatto sul territorio. Dunque abbiamo un problema sul set di indicatori. Perché abbiamo un problema? Perché nell'APQ abbiamo scritto responsabilmente, assumendoci un impegno di lavoro per un domani, che dobbiamo valutare il costo efficacia. Non stiamo rilevando gli strumenti per fare questa operazione, quindi stiamo facendo una promessa che rischiamo di non mantenere. Lo lancio come alert per cominciare a interrogarci su come fare, perché poi come fare non è una risposta banale. L'ultima cosa che dico è che mi colpisce sentire parlare di valutazione, poi di valore, poi di valori. Credo che abbiamo un problema di glossario, perché in salute valore è il rapporto che c'è tra la somma degli investimenti e l'esito di salute, cioè se muoio prima, se guarisco completamente, eccetera, eccetera. Allora è quello che mi dà l'indicazione del costo efficacia. Però vi butto un esempio. Hanno inventato un farmaco per una malattia rara, si chiamava Gleaser, costava €1.000.000, però sul rapporto, siccome guariva benissimo al 100%, il valore era il massimo. Allora che facciamo? €1.000.000 non è sostenibile, capite bene che anche se i malati rari saranno 5.000, non ce l'abbiamo 5.000 milioni. Vuol dire che quel valore poi deve essere il valore, il concetto di valore in salute deve essere comunque contestualizzato. Il farmaco è uscito dal mercato, perché dobbiamo fare una scelta, ne curiamo uno fino a guarirlo o ne curiamo 1.000 e li facciamo stare meglio. Questo semplicemente per dire che forse dobbiamo anche riflettere sugli strumenti e sui termini che dobbiamo utilizzare, se no non avremmo una buona narrazione alla fine, avremo una narrazione incompleta. Quindi buttavo questi stimoli. E spero che qualcuno voglia riprendere anche questo del valore, è una questione importantissima. Io sono Daniela Sorti del CREA, nel comitato dalla nascita nel 2012 nella parte della statistica, mi occupo, venendo dal CREA, mi occupo principalmente degli aspetti agricoli, ma sono anche un po' trasversale sulla strategia, quindi la strategia diciamo, mi appassiona, la seguo da anni. E quindi oggi sono qua in una doppia veste. Una è quella di un'accompagnatrice della strategia, cioè una persona che lavora insieme ai sindaci, alle associazioni, ai progettisti per rendere questa strategia un'esperienza che funziona, per farla partire, per farla funzionare. Dall'altro diciamo, porto alcuni punti di vista della rete rurale nazionale e in particolare dell'unità della valutazione, quindi un focus sul contributo che questa diciamo, attività della rete può dare anche a tutto questo processo. Purtroppo avete dato degli stimoli tali che io mi sono persa perché mi ero segnato dei punti e poi c'erano 800, non so come devo far tagliarli, probabilmente sarò un intervento confuso. Perché ci sono troppe cose. Allora cerco di dire alcuni punti, un approccio positivo. Allora io ero partita da guardare le domande stesse che ha proposto a voi per focalizzare alcuni punti che secondo me erano importanti. Allora, adesso ho più capito di quella che sta dentro la strategia. Quali sono i risultati rilevare, i fenomeni che preoccupano le coalizioni? Allora, su questo primo interrogativo, io farei una premessa, un passo indietro, che pure Paola ha sollecitato e evidenziato nel suo intervento. Prima di pensare a questo, è importante capire che cos'è la valutazione e come vogliamo che funzioni. Per me deve essere una valutazione che accompagna l'attuazione, che accompagna la strategia, che accompagna i sindaci, che accompagna gli amministratori, chi gestisce questa strategia, nel costruirla, nel capire dove stanno le cose che non funzionano, in tutte le varie fasi. Quindi diciamo un itinere per usare un termine che semplifica terra-terra quello di cui sto parlando. E in ogni fase ci saranno delle cose particolari da valutare.
nella fase iniziale per me la cosa principale è valutare le coalizioni e la loro capacità di esprimere una governance attraverso delle scelte esplicite e concrete. Quindi che cosa intendo? Sembrano tante parole slogan, ma non è questo, cioè se tu hai una coalizione che funziona, che effettivamente riesce a fertilizzare il territorio nell'ottica della crescita, del capitale sociale, perché se tu hai una coalizione che governa il territorio ed è inclusiva, stimola gli innovatori, li porta dentro, li fa collaborare, hai quello che il leader voleva fare accidentalmente perché non aveva la parte del governo. Quindi se tu hai questa coalizione, è il primo punto principale, quindi la prima cosa che si deve valutare è quanto questa coalizione effettivamente, diciamo, esiste, no? Esiste una coalizione che funziona come una coalizione, ma soprattutto come la valuti attraverso le scelte che ha fatto. Quindi le scelte che ha fatto sono scelte effettivamente che evidenziano una strategia esplicita, che vanno a puntare su degli obiettivi concreti. C'è questo o non c'è? Se c'è questo, tutto il resto viene facile, perché tu se c'hai una strategia costruita bene, degli obiettivi individuati bene, c'hai automaticamente il risultato, c'hai automaticamente quello che devi valutare, ovviamente con tutti i distinguo del caso sono stati sollevati, però riesci a individuare più facilmente, diciamo, dei pezzi che tu devi andare poi nelle fasi successive di valutazione ex post, o valore aggiunto, a individuare e a misurare. Però certo, così stiamo semplificando, perché poi il concetto della valutazione di Tiner è quello che ti aiuta a capire come devi fare le cose, quali sono i problemi, come se fai una cosa in un certo modo, quale può essere, no, l'effetto collaterale. Però io, diciamo, quello che, diciamo, il messaggio principale è che questa cosa va vissuta come qualcosa che accompagna tutto il processo e che aiuta anche a strutturare i processi, i meccanismi di attuazione. Quindi questo, diciamo, è un punto. E in questo valutare l'inizio, io valuterei anche i rapporti di governance verticale, cioè come c'è stato un rapporto tra la regione e l'area che ha consentito di fare effettivamente, diciamo, hai fatto una scelta, vuoi fare una scelta strategica esplicita, hai gli strumenti per farla, magari non ce li hai, quanto in questo meccanismo di governance verticale sei riuscito a interferire, a interagire per cambiare quello che era scritto in un PSR, per esempio. Ci sono aree in cui è successo, io vorrei che ci sono colleghi qua presenti che l'hanno fatto e vorrei che magari raccontassero l'esperienza, cioè li costringo a parlare, però se non la racconto. Diciamo, la questione è, diciamo, che ci possono, quindi questo è un altro punto importante, che quando si inizia a strutturare il processo va valutato, perché, diciamo, noi, la cosa che vuole fare la strategia è non avere una sommatoria di progetti, non avere una sommatoria di cose che poi vanno a ricomporsi sul territorio, eventualmente hanno quello raggiunto perché innescano una scintilla. No, voglio una scelta esplicita che prova a fare quelle cose che dicevi tu, esplicitamente perché lo vuole fare veramente. E quindi, diciamo, per fare questo ci vogliono tante cose, ci vuole competenza, accompagnamento, la formazione, il supporto per l'innovazione. L'innovazione è una cosa trasversale, non sta in un pezzo ghettizzato, sta in tutte le cose che si fanno. L'innovazione sta pure nella zootecnia. Cioè non è che la zootecnia non fa innovazione, no? Quindi questa è un'altra. Per fare tutte queste cose che vanno in innovazione ci vogliono le competenze, ci vuole un processo costruito bene, degli strumenti che devono stare al PSR. Allora, la prima cosa da valutare oggi è questo, cioè c'era questa governanza verticale che ha messo in questi strumenti, c'era una coalizione che capiva e riusciva poi a portare avanti queste scelte strategiche in una maniera inclusiva e partecipata dei soggetti, insomma, quindi creando un qualcosa che prima non c'era, una coalizione che governa un territorio. Quindi questa è una cosa, un punto. Poi un altro punto. Questo è il primo punto. No, ma no, cioè, gli altri sono veloci. Vabbè, quindi gli altri già li ho detto, cioè se tu hai costruito bene la cosa, valutare. Quindi vincere no. Poi l'ultima cosa, allora andiamo sulle cose della rete. Andiamo sulle cose della rete. Allora la rete è molto, diciamo, si sente molto coinvolta, diciamo, spinta a essere coinvolta. Sto scherzando, però, diciamo, io ho fatto molto la citatrice di nuovo, diciamo, è importantissima, cioè, alla fine la conclusione è che c'è una, diciamo, un interesse della parte della rete che si occupa di valutazione a entrare e a supportare la valutazione della strategia nei modi in cui la rete può fare. Allora uno dei modi, un primo modo è l'idea di farsi carico di una valutazione pilota, di un progetto pilota. Noi non possiamo, per come è strutturata la rete, fare la valutazione, però possiamo fare dei progetti pilota semplificativi che dal punto di vista metodologico, prassi, danno degli esempi, riflettono su delle problematiche, aiutano a trovare delle strade. Quindi in quest'ottica fare una valutazione pilota che magari non si va a sovrapporre a un'altra valutazione che fa l'area, ma magari trovare un'area che vuole, diciamo,
fare insieme a noi la valutazione, quindi questa è un'idea, più di una la possiamo fare, perché posso fare un esempio semplificativo, non possiamo sostituirci a chi dovrebbe fare questo lavoro, fare dei progetti pilota che in qualche modo, poi ovviamente queste cose vanno studiate e valutate. L'altro modo è quello di, ovviamente è più proprio delle azioni normali della rete, di fare un supporto per il coordinamento delle valutazioni nei diversi ambiti che toccano le aree interne, le aree rurali, ovviamente d'accordo con il comitato. Questi ambiti, diciamo nel PICO 3, diciamo SNAI, PSR, LIDER, che pure deve fare la valutazione, LIDER, i GAL devono fare la valutazione, è previsto che ci sia una valutazione fatta dai GAL, che può essere anche tematica, però sono tutti ambiti in cui bisogna lavorare in maniera coerente, coordinando e supportando il processo anche attraverso una nuova un'azione di coordinamento con questo sistema. Quindi tutte cose, diciamo, che qui stiamo riflettendo, che vanno focalizzate e concretizzate, però queste sono le soluzioni. Non so se è una domanda o un'affermazione, mi riallaccio a cose dette da un po' da tutti, cioè la distanza tra l'offerta di strumenti e quello che richiede il territorio, è un tema che è stato trattato in vari interventi, vale a dire quando una regione o un decisore politico mette a disposizione qualcosa di cui il territorio non ha bisogno perché ha bisogno di altro. Allora la domanda è: in che modo il valutatore riesce a valutare i comportamenti di chi ha messo in pratica una strategia tirando, facendo stretching eccetera e utilizzando quegli strumenti che non gli sono stati messi a disposizione, e in che modo la valutazione in realtà non è il riflesso di una valutazione che viene fatta al decisore politico che non è stato capace di intercettare in realtà queste esigenze. La seconda cosa, che poi non è una domanda, era, non so se richiamavi delle esperienze, per esempio sulla strategia aree interne la Regione Campania ha fatto una sorta, non marcia indietro, ma ha modificato la struttura di una misura perché a metà percorso si è accorta che quella misura non funzionava. Ma si è accorta anche dell'interazione del comitato, però c'è stata un'interlocuzione con il comitato, con alcuni partenariati eccetera, e si è capito che la misura così come era stata scritta 3 anni fa non avrebbe mai prodotto dei risultati utili, e credo che sia un caso, io non faccio parte della Regione Campania, però sono a conoscenza dei fatti, quindi li rendo noti, e è stato un caso in cui l'amministrazione regionale ha avuto anche l'umiltà di tornare indietro sui propri passi, modificare uno strumento per renderlo più digeribile, più agevole, diciamo, percorribile da parte dei partner, dei partenariati degli altri. Però la domanda resta. Ci sono tre interventi più sarebbero di una domanda. Poi apprezzamento comunque a questa riunione, a questo gruppo, vedo che io sono un medico di Matera, per cui mi interesso di sanità, questi progetti della sanità. Complimenti alle riflessioni fatte, agli stimoli, tutto quanto eccetera. Mi mancano gli errori, tutto bello, tutto buono, leader eccetera, e mi aggancio a quello che stavi dicendo. Ci sono sicuramente degli errori, ci sono stati sicuramente degli errori in altre parti. Voi siete una rete, voi avete fatto l'esperienza di andare a vedere che cosa c'è e che cosa non c'è, voi avete l'esperienza del valore. Questo che ci serve a noi per non commettere gli stessi errori. Cioè le procedure sono uguali per tutti. Noi dobbiamo studiare e dobbiamo andare a vedere per non commettere errori, e cerchiamo di non commettere degli errori. Gli apprezzamenti che la dottoressa nella relazione ha menzionato, i nostri progetti in sanità sono stati accolti tutti, è un piacere tutto quanto eccetera. Però non possiamo perdere tempo in commettere errori. Visto che noi entriamo adesso, questa rete molto probabilmente dovrebbe essere un po' più fluida, un po' più vicina. Non dovete servire voi al centro per poi arrivare alla periferia, molto probabilmente le periferie devono comunicare tra di loro.
Questa è una sfida, sono due sfide, gli errori e le valutazioni vanno cercando, sono, salvo poi non raccontarli, però non si sceglie a caso questo lavoro, ma invece quello che trovo molto interessante è questa questione di come può la valutazione aiutare a fare una comunicazione orizzontale fra le strategie. No, io semplicemente sul piano della valutazione, pensando a quella che è poi la strategia, considerare tutti gli approcci qualitativi sono poesia nella valutazione oggi, considerato che sono tutte tecniche standard, dove pochi numeri insomma spiegano perché decisori politici hanno bisogno nell'arco del periodo elettorale di numeri. Il problema della valutazione della strategia è che molto probabilmente una valutazione qualitativa significa una valutazione di impatto, una valutazione di impatto della strategia va fatta da 10 anni probabilmente sui territori. Il problema è quale tipo di valutazione le si deve ora. Perché? Perché un cambiamento culturale e i cambiamenti di paradigma, i cambiamenti di partner, ci ha messo 15 anni per fare una ricerca sul capitale sociale. Cioè, sostanzialmente il problema è che cosa restituire, secondo me il problema oggi è che cosa restituire oggi ai decisori nell'immediato, partendo dal fatto che la strategia, o almeno chi ha firmato la BQ, ha già chiara l'analisi di contesto, molto probabilmente, perché se no si aspetta l'analisi di contesto, non ha scritto la strategia, non ha firmato la PQ, e quindi partendo da quel dato il problema è domani mattina il decisore politico, quali sono gli indicatori di risultato, benissimo, quali saranno gli indicatori di impatto, credo su moltissimo d'accordo, sperando che la votazione pure cambi il suo senso, che si vada in una prospettiva da ora a 15 anni, perché sennò si rischia di dire che un territorio non è felice perché ancora non c'è un risultato di impatto, ma c'è, ci sono solo tanti indicatori di risultati che ci raccontano che il settore vecchiere ci sarà. Ma la valutazione, se posso purtroppo... Perché ci stanno ancora 3 interventi e secondo me ci perdiamo i cavalli. Allora, io sono sempre condivido quello che diceva la psicologia. L'unica cosa è che forse in questa attività di valutazione che dobbiamo fare, che vogliamo fare, vanno rivisti un po' tutto il discorso sugli indicatori, perché io ho fatto una lettura di un'area e si parlava di filiere, si parlava eccetera eccetera, poi quando sono andata a vedere l'indicatore che era stato messo dentro era quante imprese hanno avuto il finanziamento. Allora fare una valutazione su quante imprese e quanti beneficiati ci sono stati non ci aiuta poi a fare una valutazione, perché noi vogliamo capire qual è stato l'impatto di questa filiera sul territorio, ha creato benessere, ha creato valore aggiunto, quindi fare uno sforzo anche a monte su quale indicatore utilizzare ci diventa molto utile. Poi dopo possiamo fare anche tutta l'intervista e il metodo qualitativo ci può aiutare, però fare anche in questa fase iniziale uno sforzo per capire qual è l'indicatore che ci può essere di aiuto, anche se poi non riusciamo a popolarlo completamente, però è fondamentale. Io se uno individuo un indicatore dovrebbe avere un po' l'intenzione di popolarlo. Sì, lo popoliamo, però almeno metterlo, perché se non lo mettiamo proprio poi non riusciamo a capire dove vogliamo andare. Non so chi di voi due, ma forse mai. Allora, io partirei dalla prima riga, valutazione per livello, e insisterei soprattutto sulle per, perché l'ha accennato anche lei. Dobbiamo fare delle valutazioni che servano per migliorare l'attuazione, per correggere il tiro in certi casi. Io nella mia esperienza di referente della valutazione del PSR della nostra regione, dal 2000 che è il Piemonte, ho visto che i colleghi delle varie regioni vedono la valutazione quasi sempre come un fastidio, come un obbligo, come un'imposizione che viene da Bruxelles, eccetera. Se invece vedi questa valutazione, ma anche ad esempio la VAS, no? che è altrettanto importante e che ha il concetto di itinere più che non la valutazione generale, si migliora, si individuano strade nuove, si chiudono delle esperienze che magari si vede che non vanno bene. Ecco, io insisterei molto su questo. È importante anche il DEL, però, perché lo diceva Carlo Ricci prima, la Commissione è vero che non ascolta la Corte dei Conti. Però ci dice, guardate che la Corte dei Conti ha detto quello. Questa è un'esperienza comune, e il fatto che la Corte dei Conti, ad esempio, abbia rilevato che su leader
effettivamente è difficile trovare un risultato, un valore aggiunto. In realtà la Corte dei Conti l'ha trovato su tutto, l'ha trovato su tutto. Qualunque misura che uno vada a prendere, trova sempre. E quindi io direi che la valutazione dobbiamo proprio concepirla sia per che del, che delle in questa ottica, che serva veramente, che non serva solo a chi valuta. Sono anche molto d'accordo. Sì, no, che non serva solo a tenere in piedi il valutatore. Che vanno tenuti in piedi. Sì. Sono Claudio Gambarini e mi piacciono le aree interne, insomma, me ne occupo in diversi modi. Una cosa, la mia questione è la seguente, e cioè l'abbiamo detto a più riprese in vari interventi, è un esperimento di policy, sappiamo bene che le aree, che la strategia nazionale cerca e valorizza e vuole allevare gli innovatori e coglie i segnali di futuro, forse lo diceva Paola. Mi chiedo se però è pertinente rispetto a questo sistema di obiettivi l'idea di inseguire una strategia coalizionale, cioè l'idea della città, l'idea di Bagnasco che qualcuno ha citato, no? Della città come attore unitario, come attore collettivo, sia quella pertinente rispetto a queste aree, dove invece ho il sospetto che quello che è più interessante e forse fertile fare non è una strategia di coalizioni, ma piuttosto, diciamo, di empowerment degli innovatori. E io penso che fra le due cose ci siano dei... Per quello che mi è capitato di osservare, potrei fare l'elenco delle aree interne in cui una strategia coalizionale va esattamente a rafforzare i rantier, che sono già belli che coalizzati. Bene, allora adesso c'è un punto rapido e poi dopo... La questione degli indicatori, io sono progettista, co-progettista dell'area Valle Maire Grande, che è stata citata prima. La questione degli indicatori è importante sia per la valutazione finale del risultato raggiunto, ma soprattutto nella fase in cui noi abbiamo lavorato finora, sarebbe stato utile anche per la simulazione del modello di sviluppo che si voleva raggiungere. Mi spiego meglio, i nostri territori sono stati per anni in bilico tra due modelli, quello della montagna passata, che non c'è più, dove c'erano elementi di popolazione, di attività che non si possono recuperare, e quelli invece della pianura e delle città rispetto alle quali c'erano dei disagi, dalla banda larga al tempo libero delle persone, ai motivi di socializzazione e di sviluppo culturale. Differenziarci con la nuova strategia rispetto a questi modelli significava definire un modello alternativo che fosse in qualche maniera valutabile secondo gli indicatori. L'ideale sarebbe stato quello di fare le simulazioni per capire se il modello che noi volevamo raggiungere si sarebbe potuto praticare. Quindi l'importanza per i territori che progettano delle valutazioni non è solo quello di verificare poi alla fine se siamo arrivati a rispettare, ma in fase progettuale quella di dare degli elementi utili per capire e fare delle scelte. Nel momento della scelta, quindi non alla fine o quando la strategia è in atto, ma proprio in partenza per capire. Quindi capisco che è un richiamo all'utilità delle valutazioni al momento delle scelte. Questo sì, e io mi riallaccio con il discorso sul metodo qualitativo, che in realtà è utile proprio nel momento di, proprio nella valutazione in itinere più che nel post addirittura. E ti faccio un esempio molto pratico, in modo da chiudere. Abbiamo intervistato dei sindaci per capire come erano arrivati alla definizione dell'idea che era contenuta nel preliminare, quando, e siamo arrivati un po' tardi nella valutazione, quando stavano chiudendo la strategia. Bene, a me quella valutazione è servita poco o nulla, perché la maggior parte delle risposte dei sindaci erano: ora non me lo ricordo perché sono confuso e non mi ricordo come si è arrivati a quella scelta, che era il dato che io volevo avere, il dato qualitativo che io volevo avere, non me lo ricordo più perché è passato tempo, nel frattempo siamo arrivati alla strategia. E quindi paradossalmente in realtà la dimensione qualitativa è estremamente importante, è quasi più importante nell'atto stesso, nel momento stesso in cui si prendono le scelte, quindi nella valutazione in itinere. Nel post probabilmente avrebbe anche meno valore che nel parte stesso delle scelte.
essere il geograding. Noi abbiamo bisogno di fare molta misurazione accurata, ok? Il punto, questa non va confusa con la valutazione, questo richiede, diciamo, una forte vocalità delle aree, perché noi abbiamo lavorato con quello che c'era. Oggi abbiamo bisogno di spendere più soldi per fare le misurazioni degli indicatori, sia del SET, sia di quelli, diciamo, più adeguati, in ciascuna singolare, anche per fare l'eventuale... Questo, se volete, non è la valutazione, questo è una precondizione di base per rendere vero il fatto che ci occupiamo di queste aree e abbiamo le metodologie per farlo. I valutatori avranno queste cose a disposizione, io non sono, potranno fare delle misurazioni, diciamo, proprie, ma non possiamo vivere solo di questo. Questo vorremmo chiarire, gli indicatori sono molto importanti perché sono una cosa di eguaglianza, di equità. Spendiamo un sacco di soldi per misurare quante aree urbane, dobbiamo spendere più soldi per capire che cosa succede nelle aree interne. Non abbiamo un indicatore che sia uno sulle condizioni del lavoro nelle aree interne, non abbiamo neanche una proxy del tasso di occupazione nelle aree interne. Abbiamo una situazione, cioè la valutazione deve aiutare anche a essere un pochino più vocali, cioè a rafforzare le cose che sono comunque di comunità, non sono solo degli innovatori. Noi chiediamo l'associazionismo dei sindaci e questi non sono riusciti a protestare per avere un indicatore qualunque sull'andamento dell'occupazione dell'area, ancora in 4 anni. Su questo bisogna, è indipendente da tutto, volevo dire che la mia critica a usare solo gli indicatori non voleva dire che non serve fare queste misurazioni, è assolutamente fondamentale. Ma non c'è una critica sull'indicatore, no, di senso, c'è una questione che le attività valutative usano eventualmente gli indicatori, li trascendono largamente e poi dovrebbero dare anche delle indicazioni per fare degli indicatori migliori dopo e anche dire come, se e come sono stati usati. Cioè, tu che vuoi dire qualcosa? C'è ancora qualcun altro che ha... Immagino di sì, perché è la questione. Allora, giusto due cose che mi hanno dei riferimenti a cose che avevo detto. Dario dice come facciamo con la valutazione a vedere che cosa succede, poi sostanzialmente nel mondo degli attuatori, no? Che cosa succede rispetto a politiche disegnate in un certo modo piuttosto che in un altro. Beh, noi abbiamo fatto degli esperimenti proprio per verificare questo, con questo progetto pilota che abbiamo visto che molti attuatori rispetto a un certo flusso di politiche che andavano in una certa direzione hanno subito quello che si può verificare, è una cosa in letteratura e nella pratica della ricerca si vede, hanno subito questo processo che si chiama mission drift, cioè io che sono un attuatore, ho la mia missione, voglio fare delle cose, credo che siano le cose giuste da fare, sul territorio acquisisco anche, come dire, supporto su questo, ho dei risultati, però man mano che le politiche cambiano le opportunità, io cambio la mia missione, divento un'altra cosa, mi adeguo, all'episodio della stanza, e là ci metto. E quindi vado lì. Questa è una cosa allora che, attenzione, non è così semplice, è un argomento delicato, io potrei avere la legittimità come decisore centrale di voler orientare certe cose, no, in effetti lo fa, non siamo in una dittatura latinoamericana, quindi cioè, il governo esprime, il governo centrale, il governo regionale, le sue scelte politiche, quindi potrebbe avere, però, ok, noi dobbiamo sapere che alcune volte questi processi, queste dinamiche comportano questo tipo di effetti. Questo è sempre vero quando parliamo di programmazione, però se noi parliamo di bottom up e di strategia, non c'entra niente, devi dare il minimo di... Non c'entra niente, queste qua sono cose che noi attraverso la ricerca e la valutazione non riusciamo a guardare, a osservare, cioè succedono queste cose, dopodiché ne diamo un'interpretazione, una volta che abbiamo espresso questi fatti, diciamo così, ne diamo la nostra interpretazione. Uno, due, un'altra cosa che si osserva invece, qua per esempio faccio un esempio pratico, l'associazione quartieri spagnoli a Napoli, che lavora sui quartieri spagnoli, un'organizzazione ormai da oltre 20 anni penso che ci lavori, un lavoro egregio contro il disagio sociale, un'organizzazione di comunità, stanno là, tengono il basso aperto giorno e notte, da lì è nata, da una posta di quartieri spagnoli è nata il movimento dei maestri di strada, tutto questo, insomma cose eccezionali. Loro hanno continuato a fare questo lavoro sempre, noi li abbiamo studiati, sono nostri amici peraltro, li abbiamo guardati e loro, abbiamo visto come loro nel tempo hanno utilizzato strumenti diversi, ma alla fine li hanno piegati a fare le cose che servivano. Nessuno gli ha mai detto niente perché facevano e fanno un lavoro egregio.
Questo l'abbiamo definito come processo, l'abbiamo chiamato policy brief, cioè pieghiamo le politiche e gli strumenti a quello che dobbiamo fare, a quello che c'è bisogno di fare. Ovviamente questo può, anche qui c'è il rischio che ci sia addirittura un uso improprio delle cose, però appunto la valutazione è in grado di vedere questi fatti in azione e dopodiché tutto ciò viene posto all'attenzione del decisore, della regione, del governo centrale, chiunque, per dire ma che stiamo facendo? Quali sono questi effetti? Sono importanti o no? Una battuta. No, le coalizioni locali, scusami un attimo. No, è importante. Noi abbiamo coalizioni di sindaci, cioè quello che dico io, anche qui è un fatto di realtà, cioè rentier, sì, saranno rentier, ma io con la valutazione voglio andare a guardare su un territorio che rete di attori si manifesta e questa rete che cosa esprime, esplicitamente o implicitamente, e questo la prendo come un fatto che c'è una battuta di Carlo e no, sono due battute per rispondere appunto alle sollecitazioni. Una, io Daniela Storti ha detto una cosa che è passata un po' così, è importante esplicitare questi obiettivi in più, che certe volte sono un po' sottesi, si perdono, si recuperano, prima cosa. Seconda cosa, sui tempi delle valutazioni ex post, degli effetti, degli impatti, secondo me un modo per seguire ongoing le attività, un campo di lavoro è quello dei comportamenti, cioè valutare l'investimento in termini di collaborazione che gli ecosistemi sociali permettono. È la sfida che un po' fa parte anche del discorso delle aree interne, è una continua sfida a mettere il lavoro volontario, a mettere in piedi. Quello è un buon indicatore che le cose stanno facendo. Grazie. Andiamo dalla Colombo. Buona serata. Va bene.